genitori che hanno sempre avuto questa grande passione, già dai nonni anzi, e quindi ecco, è sempre stata una cosa di famiglia. Ho cominciato a fare un po' di performance, un po' di walk and trot, un po' di western pleasure, perché mio padre aveva passione lì. Quando poi ho capito che il mio interesse era altro, era diciamo di velocità, adrenalina, tutto il resto, allora ho preso la strada del barrel racing. Tanti miei amici hanno preso la strada del reining, come il mio amico Mirko, come Steve, però io ho sempre avuto questa passione del barrel racing e l'ho portata avanti, e sono felice, perché comunque è uno sport in cui credo tantissimo e i fatti mi stanno dando ragione, nel senso che sta crescendo veramente tanto. C'è tanto lavoro dietro, soprattutto, ripeto, con queste nuove genetiche che ci sono, i cavalli che hanno messo molta corsa. Il fattore cavallo, cavaliere, team nell'ambito gara, agonismo, quando si è in gara, sicuramente per quanto mi riguarda sono tutte e tre posizioni più che importanti, fondamentali, e insieme ancora di più, perché il cavallo sicuramente deve essere un gran cavallo, il cavaliere altrettanto e il team anche. Diciamo che quando hai tutte queste tre cose messe insieme hai la squadra perfetta, ecco, per arrivare al massimo dei risultati. La preparazione mentale per me è fondamentale, nel senso che sicuramente il lavoro dei cavalli a casa è importante, ma il lavoro su te stesso è forse ancora più importante, perché prepararsi le settimane prima ad essere pronti a competere a una gara ad alti livelli, perché ormai il barrel racing in Italia ha raggiunto dei livelli altissimi, credo che il lavoro su te stesso sia una cosa veramente veramente importante. Dopodiché io cerco di essere molto, di prendere questa cosa molto soft, nel senso di girare l'adrenalina in carica, in forza mentale, forza fisica, per tirare fuori il meglio da me e dai miei cavalli e cercare di fare quel pattern nel minor tempo possibile, con la più precisione possibile, ecco.